Pace e bene a tutti. Oggi, 17 gennaio, ricordiamo Sant'Antonio Abate. Ascoltiamo la sua storia. Antonio nasce a Coma, in Egitto, verso il 250, da un'agiata famiglia di agricoltori. Verso i 18-20 anni rimane orfano, con un ricco patrimonio da amministrare e una sorella più piccola da crescere ed educare. Ma attratto dall'ammaestramento evangelico, se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Decise allora di dare quello che aveva ai poveri, riservando per lui e per la sorella solo poche cose. Ma dopo poco tempo diede ai poveri anche ciò che gli rimaneva, trasferì la sorella in un monastero e lui si ritirò a fare una vita da penitente nel deserto. Antonio si dedicò alla vita ascetica e contemplativa, mangiava quel poco cibo che si procurava, dormiva sulla nuda terra e consumava in ogni modo il suo corpo con rigorosissime penitenze, ottenendo così la vittoria sul demonio. Ma le prove non cessavano. Nel chiedere sostegno ad altri asceti che lo incoraggiavano, confermò con più forza la sua scelta eremitica. Decise di vivere prima in una grotta vicino al villaggio di Coma, e poi si spostò verso il Mar Rosso. Affrontare un'ascesi così austera non era cosa semplice e non tutti potevano viverla perché si rischiava di andare fuori di testa. Non era il caso di Antonio. Veniva attaccato dal demonio che gli dava consigli per spingerlo verso l'esaurimento fisico e psichico e per disgustarlo dalla vita solitaria. Ma l'eremita Antonio resistette e acquistò con l'aiuto di Dio il discernimento degli spiriti, ossia la capacità di riconoscere gli spiriti maligni dalle vere presenze angeliche. Col tempo Antonio accolse le tante richieste di persone che volevano diventare suoi discepoli, che incominciavano ad abitare vicino a lui. A loro il santo raccomandava la custodia del cuore perché si potesse rimanere vigili e attenti a discernere il bene dal male, la costanza, le esortazioni vicendevoli e la pratica delle virtù. I suoi discepoli tramandarono alla Chiesa la sua sapienza raccolta in 120 detti e in 20 lettere. Nella lettera 8 Sant'Antonio scrisse: «Chiedete con cuore sincero quel grande spirito di fuoco che io stesso ho ricevuto, ed esso vi sarà dato». Morì il 17 gennaio del 356, all'età di 106 anni. Ciò che sicuramente colpisce di Sant'Antonio, oltre alla grande virtù di vita sperimentata durante la sua esperienza, è appunto questa rinuncia alle sue ricchezze. Sant'Antonio cerca l'essenziale, va nel deserto e appena vede che attorno a lui si fa un po' troppa calca, un po' troppa fama, sfugge ancora oltre e cerca di privarsi di tutto. Questa è una bella provocazione, fratelli e sorelle, soprattutto se pensiamo ai tanti nostri piccoli capricci. Facciamo mente locale, magari pensando già solamente al prossimo acquisto che intendiamo fare. Veramente ne abbiamo bisogno? Siamo rivestiti di bisogni e fatichiamo tanto per stare a passo con quello che ci sembra dover essere poi essenziale. Ma cosa abbiamo? Quando otteniamo quello che crediamo ci sarebbe servito, poi in realtà scopriamo solamente che abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo. E questo meccanismo lo inculchiamo anche ai nostri figli, quando magari cerchiamo di donargli di più, sempre di più, vedendo anche che la nostra coscienza non è in pace se non siamo sicuri di avergli dato tutto il possibile. Ma cosa
è veramente ciò di cui loro hanno bisogno. Sicuramente il Signore Dio. Anche per quanto riguarda la formazione nella carriera, mettiamo tanta pressione ai più giovani affinché diventino sempre più preparati e perché sulla carriera siano affermati. Ascoltiamo che cosa dice anche Padre Pio circa la formazione da dare ai giovani. All'educazione della mente, mediante i buoni studi, procurate che vada sempre accompagnata l'educazione del cuore e della nostra santa religione. Quella senza di questa, mia buona signora, sta parlando a una sua figlia spirituale, dà una ferita mortale al cuore umano. Ci sono delle priorità e che Sant'Antonio veramente ci aiuti a scoprire qual è l'essenziale anche a liberarci di tanta spazzatura dalla quale cerchiamo di avere consolazione. È una lotta che lui ha vinto e cerchiamo di averlo come nostro alleato. Sant'Antonio prega per noi.